Bene, siamo dal Book Blog con la scrittrice Marisa Fenoglio. Noi volevamo fare qualche domanda. Lei, poco dopo il matrimonio, si è trasferita in Germania. Che sensazione ha provato nel lasciare quella che era la sua casa? Una sensazione fortissima, soprattutto perché l'emigrazione allora era pionieristica, era quella vera. Tu partivi e non sapevi quando ritornavi. E poi perché avevo capito che già ancora prima di partire, se tu devi andare all'estero, tu non appartieni già più a quel posto, perché tutto il tuo futuro è proiettato altrove. E adesso invece dov'è che si sente più a casa? Beh, questa è una domanda difficile, perché se dico che mi sento a casa in Germania mi pare di fare un torto all'Italia, e se dico che sono qui a casa non è vero. Perché qui sono di passaggio, ormai l'ho capito. Sono lei tutte e due. Spingerebbe i giovani d'oggi a emigrare e a fare nuove esperienze come ha vissuto lei? Beh, io resto del parere che restare in patria è meglio. Cioè, non che sia meglio, è più naturalmente legato alla persona umana, avere un luogo, avere un dove. Però è quasi impossibile evitare questa esperienza oggigiorno. Bisogna però gestirla bene, cioè capire se si vuole restare all'estero o se invece si preferisce tornare. Perché dopo un certo periodo di tempo è difficile tornare, perché già troppe cose sono capitate, troppe esperienze si sono fatte. E allora è difficile. Un'ultima domanda. Il suo romanzo inizia con la descrizione di una casa nelle Langhe che lei chiama Casa di Bella Speranza. Come mai questo nome? Sì, perché è una casa che rappresenta un sogno, cioè la realizzazione del sogno di quasi tutti coloro che emigrano, cioè di tornare in patria anche solo sporadicamente, ma in un domicilio proprio e fare sporadicamente gli italiani. Capisci? Questo è il piacere e il sogno che dà quella casa, è una casa di belle speranze. Grazie mille. E qui dal Book Blog è tutto.